Ciao a tutti e a tutte, oggi volevamo raccontarvi un progetto importante che ha elaborato l'assessore Marco Pironti, che ringrazio, e che è l'esempio di quello che vi dicevo, cioè di quello sforzo che oggi dobbiamo fare tutti e tutte per non far sentire troppo sole le persone che sono costrette a essere isolate o comunque vivere situazioni di solitudine alla luce di i decreti e quindi queste restrizioni che stiamo vivendo a tutela della salute della nostra comunità. Ecco, grazie al lavoro di Marco, avremo delle nuove tecnologie, delle nuove postazioni. L'utilizzo di questi strumenti ci permetterà e permetterà soprattutto alle fasce più deboli, in questo caso ad esempio agli anziani, di poter mantenere un contatto seppur non fisico, perché queste fasce sono quelle più protette, quindi non si possono fare le visite ad esempio nell'RSA, ma un contatto virtuale che permette proprio questo aggiornamento, questo mantenimento col proprio nucleo familiare. Buongiorno a tutti, oggi insieme alla Sindaca Pendino abbiamo presentato questo nuovo progetto all'interno della piattaforma Torino City Lab, che è Torino City Lab come amore, cioè abbiamo immaginato l'innovazione a servizio, come al solito, del cittadino, dei nostri cittadini, ma soprattutto a servizio di questa emergenza, ma con una doppia idea, quella non solo di gestire e risolvere problemi in emergenza, ma sfruttare questo momento affinché si possa imparare e cambiare quando si spera breve finirà tutto questo, cambiare il nostro modo di vivere, di lavorare, di collaborare, di interagire con le persone. Abbiamo presentato oggi le prime progettualità con i principali partner della nostra piattaforma Torino City Lab. In particolare oggi abbiamo presentato quanto abbiamo condiviso con Cisco, con Team e con Microsoft, ma seguiranno altre proposizioni, altri progetti che tutti i partner stanno condividendo e mettendo a disposizione della nostra città. Attraverso questa piattaforma Torino City Lab oggi siamo pronti ad accogliere nuove progettualità affinché si possa rispondere in tempi molto brevi alle nuove necessità del nostro territorio e vi ripeto che questo ci lascia una importante eredità e ci faccia uscire più rafforzati da questa emergenza. Un primo progetto importante che vedrà la luce già lunedì presso il Cottolengo è la possibilità di creare delle piattaforme fisiche di videoconferenza per le fasce un po' più critiche. Abbiamo pensato ai nostri anziani, ai nostri ammalati. La prima esperienza vedrà la luce già lunedì mattina al Cottolengo, in cui i loro assistiti, i loro malati, i loro anziani potranno interagire con uno strumento molto semplice, molto veloce, in maniera virtuale, perché oggi è opportuno che non abbiano rapporti fisici con parenti e altre persone, attraverso questa infrastruttura che in questo caso Cisco ha messo a disposizione. Quindi il primo progetto partirà al Cottolengo, in settimana verranno installate almeno altre 10 postazioni presso le residenze sanitarie per anziani, per arrivare nel giro di qualche giorno a almeno le prime 20 postazioni fisse presso queste residenze, che renderanno più facile, più agevole e meno pesante questo periodo di isolamento che le fasce più critiche oggi sono costrette a subire. La tecnologia in questo momento può venire appunto a supporto per cercare di mitigare gli effetti di un momento difficile, per non far sentire magari le persone sole in un momento così complicato, e noi stiamo spingendo ancora più di prima, accelerando su quella che può essere appunto l'utilizzo delle nuove tecnologie per aiutare la nostra comunità a vivere e superare questo momento difficile. Poi queste tecnologie rimarranno a disposizione della nostra città, quindi è un patrimonio che costruiamo in emergenza, ma che ci abitueremo tutti a usare anche quando saremo fuori dall'emergenza, che noi speriamo possa accadere il più presto possibile. Grazie e ciao a tutti e a tutte.